Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio un video haul per quanto riguarda Francis. Sono stata a Mister Bianco, non mi ricordavo più dove era. Allora, sono stata a Mister Bianco, sì, mi piacciono questi capelli così mossi. Sono stata a Mister Bianco perché ha aperto Francis for Food, quindi un negozio abbastanza grande, e quindi sono andata a vedere cosa mi poteva piacere e per comprare qualche detersivo. Ebbene, ho fatto degli acquisti. Per i prezzi ve li metterò o qui mentre ve li faccio vedere, o se la mia amica non vuole, li vedete giù nell'info box. Ogni singolo prodotto vi faccio vedere, vi dirò il prezzo e tutto. Per primo vi voglio far vedere il mio acquisto, che sarebbe questo qui, che è simile a quello originale. Questo è una fake, è un fake, ed è il mocio con tutto il secchiello, che sarebbe questo qui, di questo bellissimo colore. Ve lo apro per farvelo vedere, ma così, non ve lo faccio vedere tutto. Questo è il secchiello, vedete? Qui avete tutto, e la commessa ha detto che il mocio in questione diciamo, lo possiamo utilizzare, possiamo anche acquistare le ricariche proprio di quello originale, quindi l'ho voluto prendere per provarlo. Lo devo montare tutto e poi vi farò sapere se mi piace oppure no. Sinceramente, alcuni dicono che si trovano bene, altri dicono che si trovano male, ma ovviamente io sono come San Tommaso e ci devo mettere il naso. E questo è stato il mio primo acquisto, che lo appoggio qua. Il secondo acquisto è, ve lo metto così perché poi lo sposto di nuovo, è la friggitrice ad aria, ed è questa qui della Yokka. Ho preso questa perché ho visto su TikTok, perché mi sono fissata con TikTok, l'ho visto e ho visto un sacco di persone che ne parlano benissimo, quindi l'ho voluta prendere. Non l'ho ancora aperta, nel senso, ho visto se è intatta e tutto, però non l'ho ancora aperta, e quindi non vedo l'ora di utilizzarla proprio per provare se mi piace oppure no. È pesante. Vediamo se riesco a farvi vedere la parte interna, perché l'abbiamo aperta per farla vedere a mia sorella, però poi non l'ho utilizzata proprio per fare il video, perché poi la lavo e la inizio a utilizzare. Vabbè, c'ha il Deplian, vabbè, tutta chiusa con il polistirolo di sopra e tutto. Vabbè, mi viene male anche a farvela vedere. Comunque poi la metterò in uso e vi farò sapere se mi piace oppure no. È digitale, l'ha presa anche mia sorella Loredana l'ha presa e dice che si trova benissimo, e quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Aspettate che la rimetto dove l'avevo lasciata poco fa, così mi viene anche meglio prendere tutti gli altri prodotti. Qui abbiamo lo scontrin house di Francis for Food. Vi faccio vedere dov'è che si trova, a Mister Bianco. Vedete? C'è tutto scritto qui. Via Zinirco a Mister Bianco. Allora, vediamo se lo trovo, ve lo faccio vedere. Secchio con mocio, sì, il secchiello con il mocio era 12,99 € meno, perché c'era scritto offerta, 3,90 meno 3,90 €. Poi vediamo se trovo la friggitrice. Ah, vero, non la trovo perché mi ha fatto uno scontrino a parte. Per questo non c'era. Allora, la friggitrice qui non c'è nello scontrino perché la signora mi ha fatto uno scontrino a parte. Comunque non vi leggo i prezzi, poi ve li scrivo perché sennò facciamo tardi. Allora, mi metto qui tutti i prodotti così ve li faccio vedere, così me li posso anche spostare poi da questo lato. Allora, ho preso tutte le cose che vi devo far vedere. Allora, la prima cosa che ho preso è stato questo, e sono i Dash in Pods.
Impulse. Queste sono per 55 lavaggi ed è al profumo di ambra. C'era la confezione nella scatolina, quella più piccola, ma sinceramente ce n'erano ovviamente la metà, ma costava di più della metà, quindi non l'ho preso, ho preso direttamente questo qui. Ovviamente lo devo provare per sapere se mi piace oppure no. Comunque è un'offerta incredibile, 75% di plastica in meno e tutto. Mi piace di più perché essendo che già ho le varie confezioni per quanto riguarda queste pods, non c'è bisogno di prendere sempre queste scatoline, ma direttamente questo qui nella busta perché è anche richiudibile. Ma non so se vedete prima o dopo gli acquisti da Lidl e da altre parti, perché ho preso anche quelle nelle scatoline nelle volte precedenti e quindi ho deciso questa volta di prendere questa nella busta. Li sto utilizzando, ne inserisco due, non lo so se voi lo fate pure la stessa identica cosa, io ne inserisco due ogni lavaggio. Poi, per sistemare i jeans dei miei figli, li ho visti fare da TikTok, sul profilo di TikTok, quindi li ho voluti prendere. Sono questi qua, ve ne faccio vedere uno. Io ne ho prese quattro confezioni. E sono questi ganci in metallo, sono questi qua. E molte persone fanno vedere proprio che li utilizzano per sistemare i jeans specialmente, perché li mettete nelle fibbie che ci sono nei jeans e vengono posizionati in modo più semplice e soprattutto non occupano tanto spazio, perché io di solito li appendo proprio nella forma piegata. Invece così dicono che devono venire anche fatti bene. Io li ho visti fare da TikTok, infatti molte cose li acquisto anche perché li vedo consigliare su TikTok e sinceramente mi sono piaciuti e li ho voluti prendere. Un'altra cosa che hanno consigliato e quindi ho preso, e la mia amica già l'ha utilizzato, sono questi qua che sono delle cose che vengono messe nel gabinetto. Come si chiamano? Io non mi ricordo come si chiamano. Comunque sono quell'adesivo che si mette dentro il water per profumare. Mi ha detto che fa un profumo pazzesco. Noi abbiamo preso la profumazione Narciso, perché non riesce a vedere qui la profumazione Narciso. Vi faccio vedere qui si vede bene. Non lo so se l'avete già provato, ma perché non vuole mettere a fuoco? Io non lo sto capendo oggi. Non so se già l'avete provato, vedete qua ci sono le istruzioni, sono come quelle della papera, la DAC. Voglio provarla perché lei dice che fa un profumo pazzesco e quindi voglio vedere se è buono oppure no. Questo è costato pochissimo, se non mi sbaglio 1,99 euro, una cosa del genere, 1,99 euro se no. Poi ho preso queste salviettine perché io l'altra volta le avevo prese alla mia migliore amica, che lei li tiene in macchina. E sinceramente, quando abbiamo sentito l'odore, mi sono piaciute tantissimo che le ho volute acquistare. Infatti, un pacco già ce l'hanno sotto i ragazzi e uno ce l'ho qui nella mia postazione. Fa un profumo pazzesco, sono tipo baby nuvole, una cosa del genere. Sono per i bambini, ma sinceramente fanno un profumo che mi strapiace, quindi li voglio qui nella mia postazione. Poi, al solito, ho preso le mie solite cose, diciamo. Questa era una confezione dove ce ne erano 5 e ho preso lo shampoo della Neutro Roberts. Questo lo utilizziamo tutti, ci troviamo benissimo, la profumazione è pazzesca, un profumo strabiliante, ti rimane nei capelli. E ci troviamo tutti bene, quindi l'ho voluto prendere in una confezione da 5. Come gli ho preso un immancabile bagnoschiuma per quanto riguarda i ragazzi, anche se io da MD gli avevo preso un altro bagnoschiuma all'Argan, che non so se vedrete prima o dopo questo video, ma ad Andrea non piace, quindi Andrea ha voluto riprendere queste profumazioni e gli altri avevano quelle all'Argan. Andrea gli ho preso questo qui della Malizia, che a lui piace tantissimo, ed è del Mosco Bianco. Gli piace veramente tanto. Ovviamente, essendo in estate, se già si lavavano un sacco di volte al giorno, più di 3 volte al giorno prima, pensate in estate quante volte si lavano. Infatti, se sentite un rumore strano, è il motorino che attacca ogni volta che qualcuno apre la doccia, nel senso apre l'acqua, e quindi significa che qualcuno sta facendo la doccia in questo momento. Comunque ho preso questo, mi trovo bene, ce n'è abbastanza. Loro sono tre che utilizzano solo questo tipo di bagnoschiuma perché io ne utilizzo una parte e quindi mi trovo bene. L'altro che ad Andrea piace, ma che non è uguale a quello che vi farò vedere in un altro video, è questo qui all'Argan.
Questa profumazione gli piace anche la consistenza, gli piace anche come setosità per quanto riguarda la pelle, così lui mi dice. E niente, quindi questa gli piace, infatti gli prendo le due confezioni che piacciono di più a loro. Andiamo avanti e ho ripreso il sapone, questo qui per i piatti. Mi piace perché ha il dosatore e sinceramente è molto molto denso. Non lo lascio io, come vi dico negli altri video, non lo lascio così denso. Lo metto assieme ad altri saponi perché mi piace che sia più liquido, tra virgolette, non proprio denso, perché sennò mi fa troppa schiuma e poi io rischio di sentirlo mentre mangio e tutto e non mi piace. Però devo dire che mi sono trovata bene. Volevo l'ammorbidente di questa marca, ma non l'ho trovato. TikTok è pieno, ma io non l'ho trovato. Poi una conferma, questo tramite i video di i consigli di Antonella 2, quindi d'Antonella. Lei ha consigliato questo detersivo per quanto riguarda i pavimenti. Sinceramente mi sono innamorata, infatti l'ho ripreso e gliel'ho acquistato anche a mia sorella. Sto parlando di Alba. A me piace tantissimo questo qui bianco ed è Iris e Fiori Bianchi. Mi piace tantissimo e lo utilizzo veramente anche per lavare i mobili, in poche parole. Io lo metto nella bacinella, poi mi lavo i mobili con una pezzetta. Io mi trovo benissimo con questa profumazione e l'ho riacquistato. Ovviamente ne vedete uno perché l'altro già ce l'ho in uso. Poi, le ultime cose che vi faccio vedere, anche se vi prenderò anche l'altro sacchetto, sì, perché prenderò anche l'altro sacchetto. Ho preso l'ammorbidente, ho preso questo qui di spuma di champagne. Sinceramente fa una profumazione pazzesca, un profumo esagerato. Questo è all'argan, in tutte le cose prendo l'argan. Ha una profumazione bella, pungente, forte, che veramente si sente, perché siccome è scivolato un pochettino nel sacchetto, la macchina faceva un profumo di questo ammorbidente che veramente è una cosa eccezionale. Questo, come vi ho detto, è carezza all'argan, profumo da indossare, è veramente a lunga tenuta, nel senso dura tantissimo, a lunga tenuta, a lunga durata, dura tantissimo perché io l'ho sentito in tutta la macchina per tutto il tragitto da Catania a Palagonia, quindi è fantastico. Poi abbiamo preso le altre profumazioni anche per, sapete, come San Tommaso, dobbiamo verificare tutto. Abbiamo preso Passione ed Elis, questo è un profumo. Sempre profumo da indossare, questo è abbinato al trucco che ho fatto. Diciamo, mi ha ispirato questa bottiglietta. Anche questo, il profumo è bello, bello forte, ma quello di prima è molto più pungente. Veramente, un profumo bellissimo. Questo sa di più di fiori, sinceramente. E poi ho preso l'ultimo che è una fresca rugiada, sempre se a lunga tenuta, a lunga durata, come si dice. Questo sa di più da tipo saponette. Avete presente le saponette per lavarvi il viso? Vi lavate il viso con le saponette? Bello, mi piace. Mi sa di quella profumazione di saponetta ed è una cosa che mi piace tantissimo. E questo è l'altro che ho preso. Aspettate che vi prendo l'altro sacchettino, così lo finiamo tutto. Qui abbiamo l'altra parte di ammorbidente, sempre per quanto riguarda Francis. Sì, Francis, queste le ho prese da un'altra parte. Madonna, che profumo. Questo è sempre Secret Sensual. No, non è uguale. Questo è sempre di spuma di champagne. Vedete, mi sembrava uguale, ma non lo è. Ed ha una profumazione all'argan. Ed è fantastica anche questa. Veramente fantastica. Questa è molto pungente come la prima. Sì. Queste sono le due più, che la profumazione si sente più forte. Sono queste due. Queste due, proprio la profumazione si sente bella, forte, pungente, una cosa eccezionale. Questa è l'argan e questa è l'argan. Allora, perché l'ho presa in due posti diversi, ovviamente, perché quello l'ho preso. Aspettate che vi dico dove l'ho preso questi qua. Questo l'ho preso a Caltagirone. Però ve li faccio vedere tutti in uno perché essendo lo stesso negozio, ve lo faccio vedere a Caltagirone. Allora,
Ovviamente sono due profumazioni un pochettino diverse, proprio si sente un po' la differenza, non tanto. Comunque questo è quello che ho preso a Caltagirone e questo è quello che ho preso a Catania. Le profumazioni sono ottime, quindi ve li consiglio anche questa profumazione. Poi forse questa è la vecchia bottiglietta, non lo so, comunque buona cura. Poi, sempre per quanto riguarda ammorbidente, perché Stefania non lava mai, ho preso questo qui della Vernelle. E ho preso sia questo aromaterapy con sogni di loto con olei essenziali e rilassanti. A me piace tantissimo anche questa profumazione. Questo è abbinato più in make-up. Però la foto così per quanto riguarda il make-up, non è vero. Comunque ho preso un altro della linea Vernelle, questi grandi perché erano scontati. Ho preso sempre aromaterapy, questo qui è Incanto e Gelsomino, che mi piace anche questo. Questi qua della Vernelle e questi qui di spuma di champagne durano tantissimo anche negli abiti, cioè nel senso dopo averli lavati. E poi ho preso questo che è quello che piace di più alla mia migliore amica, quando gli lavo le cose a lei utilizzo questo ed è sempre aromaterapy. Questo è fascino di frangipane ed è un'ottima profumazione. Cioè io ho le mani che mi profumano di detersivo, fantastico, adoro, adorissimo. Poi, sempre per quanto riguarda detersivi, mi serviva qualcosa per le magliette e camicie bianche, perché certe volte il bordino è sporco, certe volte sotto le ascelle è sporco, quindi volevo utilizzare qualche prodotto e ho preso questo qui, Sbiancalana Cotone, dell'omino bianco. Fanno vedere che sbianca totalmente. E vediamo se riesco a dirvi il prezzo di questo. Omino bianco sbiancalana, 1,99 euro. E poi ho preso le drop, che sarebbero queste qui, sempre per quanto riguarda il lavaggio nella lavatrice. Si inseriscono nella lavatrice, quindi lo voglio provare anche questo. È sempre bianco vivo, questo è sempre per le magliettine bianche. In estate io utilizzo magliettine bianche anche se cambia il disegno, la stampa e tutto, ma le magliettine bianche ci sono sempre e quindi le ho volute prendere. Sempre per quanto riguarda omino bianco. Poi ho preso il Quasar sgrassatore perché l'ho finito, mi piace tantissimo, la profumazione è fantastica, questo Quasar mi piace tanto, la profumazione mi piace, specialmente quello legno, ragazze, ragazzi in generale, quello per il legno fa una profuma, quello in legno fa un profumo pazzesco, cioè io lo sento. Io ho spolverato la mia stanza per sistemare tutta la cassettiera nuova, eccetera, eccetera. Quindi ho dato una pulita e ho utilizzato proprio quello per il legno. Ma un profumo eccezionale. E anche questo mi piace, proprio lo sgrassatore fa un profumo ottimo, oltre ad essere un ottimo sgrassatore. Poi ho preso questo della Dual Power ed è ultra sgrassatore. Questo lo utilizzo per la cucina fuori, perché ho la veranda. Essendo che cucino fuori, questo lo utilizzerò per la cucina fuori. E ho preso questo, un dual power ultra sgrassatore, lo potete utilizzare sia per i fornelli che per cucire una specie di ruota e anche per le camicie. Io mi trovo bene con questi tipi di sgrassatore, quindi li ho presi. Bene, questo è tutto per quanto riguarda acquisti fatti da Francis. A me piace tantissimo, sicuramente ci andrò di nuovo perché voglio vedere se porta altri prodotti di quelli che ho visto. Ad esempio di Alba ho visto lo sgrassatore, ma non lo sto trovando da nessuna parte. Di questo ho visto l'ammorbidente, quello bianco, ma non lo sto trovando da nessuna parte. Quindi sono in cerca di questi prodotti perché vedendo vari video mi sono messa lì a spulciare e a provare nuovi prodotti. Sono cose che mi piacciono e quindi voglio acquistarli. Bene, per quanto riguarda questa spesuccia fatta da Francis, è tutto. E ovviamente io vi mando ad un altro video. Se avete qualche prodotto da consigliarmi giù nei commenti, vi aspetto in tantissimi e sono ben lieta di accettare i vostri consigli. E niente, che dirvi? Per quanto riguarda questo video è tutto. Se vi va, ovviamente vi aspetto al prossimo video. E quindi, come vi dico sempre io, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!